Devi scegliere la scuola di specializzazione in psicoterapia. Sicura di star facendo la scelta giusta? Certo che chiedere a un direttore di una scuola di specializzazione in psicoterapia come scegliere la scuola di specializzazione in psicoterapia non sembra una scelta saggia. Eppure, no, in realtà potrebbe anche esserlo. Perché avendo fatto centinaia di colloqui e parlando regolarmente con tirocinanti e studenti della scuola, ho toccato dubbi e dilemmi e penso che qualche idea che spero possa esserti utile te la posso dare. Quindi, se sei interessata a sapere come potresti scegliere per bene una scuola di specializzazione, cominciamo. Innanzitutto, pensa a una cosa importante. Stai per fare una scelta che non solo influenzerà i tuoi prossimi 4 anni di vita, ma probabilmente influenzerà i tuoi prossimi 40 anni di vita. Questo è importante e viene sopra ogni altra cosa. Anzi, ti permette di decidere quasi ogni altra cosa. Pensaci. Riflettendo sul fatto che dovrai passare 4 anni in quella scuola e che comunque quello sarà il modello che adotterai per un bel po' di tempo, forse per tutta la vita, magari non sarà l'unico, magari lo integrerai, ma sicuramente darà una direzione importante al modo in cui lavori con i clienti, ci sono una serie di cose che devi pensare. Numero 1. I soldi. Sembra una cosa materiale, ma è molto concreta. Devi chiederti se sarai in grado di sostenere i costi della scuola per i prossimi 4 anni. Non vuoi interrompere a metà, non vuoi sentirti costantemente con l'acqua alla gola, non vuoi doverci rinunciare dopo aver già sborsato magari qualche retta. Non c'è bisogno di fare un business plan, però cerca di farti almeno un'idea di massima. I costi non saranno soltanto la retta che dovrai pagare, ma anche eventuali treni e aerei o altri mezzi di spostamento che dovrai pagare, le notti in hotel o in un bed and breakfast che dovrai passare se verrai da fuori, i pasti fuori e ovviamente anche i libri di studio. A questo devi anche aggiungere eventuali costi nascosti. Ad esempio, oltre alla retta, la scuola chiede di fare la terapia personale perché quella la dovrai pagare, oppure ci sono dei workshop o dei convegni o delle altre esperienze aggiuntive oltre il weekend di scuola che ti chiederà di fare? Non critico chi lo fa, può essere anche un'esperienza importante aggiungere delle cose in più, però è importante che tu le sappia, ne sia consapevole nel momento in cui ti vai a fare un'idea dei costi che dovrai sopportare. Numero 2, il modello insegnato. Non scandalizzarti se lo metto al secondo posto. Mi sembra ovvio che se il modello ti piace ma non puoi sopportare i costi, beh, dovrai rivedere un attimo i tuoi piani. Ma se puoi sostenerli, allora dovresti assicurarti che il modello che insegna la scuola è quello che fa per te. All'università per necessità non si studiano tutti i modelli esistenti, essendo svariate centinaia. Ma purtroppo non si approfondiscono neanche quelli principali. Mediamente si sa qualcosa di terapia psicodinamica, di terapia cognitivo-comportamentale, magari di quella sistemica o di gruppo. Di tutto il resto, mediamente, si spargono soltanto un po' di briciole. Quindi sei tu che devi informarti, perché ci sono diversi modelli e dovresti scegliere quello che ritieni più adatto a te. Attenzione, non è solo una questione di scegliere quello più efficace. L'efficacia mediamente è la stessa, come sai se hai visto i miei video, per esempio, sui fattori comuni o sul verdetto di Dodo. È vero però che alcuni modelli possono essere più adatti per alcuni servizi, quindi sia per questo, sia per il fatto che devi trovarti col modello, con l'epistemologia che c'è dietro, l'epistemologia, ragazzi, quindi il modo in cui il mondo viene visto da un punto di vista scientifico in questo caso, devi vedere se calza su di te, devi vedere se fa per te, devi vedere se è più adatto alle tue esigenze. E come si fa questo? Come fai a approfondire il modello? Beh, oggi, ragazzi, hai internet, quindi è veramente facile. Oltre a leggere libri degli autori principali di quel modello, puoi guardare video, puoi leggere articoli online, puoi scaricarti gli ebook. Ad esempio, noi nel canale Facebook Terapie Brevi pubblichiamo regolarmente dei webinar dove parliamo delle terapie brevi. Oppure sul sito della nostra scuola, istitutoicnos.it, pubblichiamo settimanalmente degli articoli dove si parla della terapia breve, delle sue diverse applicazioni, delle sue diverse declinazioni, e c'è un ebook gratuito di 40 pagine sui principi, sulle pratiche, sulla storia delle terapie brevi. Non devi diventare un'esperta, devi semplicemente sentire che in qualche modo quel modello ti convince a livello teorico e che lo senti in linea con la tua visione della psicoterapia. Dopotutto, alla fine sarai tu che dovrai praticarlo. Numero 3, vai all'open day.
Nel momento in cui hai un'idea di quali sono i costi e di come funziona il modello, devi andare all'open day della scuola. Questo è importante per diversi motivi. Innanzitutto puoi avere una più ampia panoramica di come funziona la scuola. Ti sei immerso nel modello, ma devi ancora capire come viene insegnato. Ecco, l'open day è un ottimo modo per poterlo comprendere. Peraltro potrai fare anche delle domande ai docenti presenti, così da colmare eventuali dubbi. Ci sono un'infinità di domande che puoi chiedere: ogni quanti weekend devi andare a scuola, come funziona il tirocinio, come sono strutturate le lezioni, chi sono i docenti, eccetera, eccetera, eccetera. Tra tutte, se ne dovessi scegliere, ti consiglio di non fartene sfuggire due. Uno, chiedi come funziona la supervisione, perché è obbligatorio per legge, la scuola deve darti supervisione, quindi vuoi sapere in che modo ti aiuterà con i casi che andrai a affrontare in quei 4 anni nella tua esperienza clinica. Due, chiedi la parte pratica, perché il MIUR stesso prevede che sia presente della parte pratica all'interno della scuola. Pratica, attenzione, non vuol dire necessariamente vedere i pazienti in coterapia durante la scuola. No, significa avere una serie di lezioni che oltre al sapere ti trasmettano il saper fare. Oltre, ultima cosa, ma non trascurabile, l'open day ti permette di respirare il clima della scuola. Tu dovrai stare lì dentro per 4 anni, con una cadenza mensile, se non addirittura quindicinale o più, e t'assicuro che sarà un pensiero fisso nella tua mente la scuola, e quindi quello che avviene nella scuola, come vieni considerata, trattata nella scuola, sarà qualcosa che vivrai sulla tua pelle per 4 anni. Di più, la scuola è un ottimo modo per creare delle relazioni con gli studenti, con i tuoi colleghi ovviamente, ma anche con i docenti, quindi il clima che viene creato all'interno della scuola, se favorisce le relazioni con i docenti, ma anche tra colleghi, se favorisce un ambiente di collaborazione, di cooperazione, di condivisione, è importante. Si tratta in questo caso di sentire cosa ti dicono le tue impressioni e sensazioni, di sentire se quella è la scuola che fa per te, anzi, se quella è la gente che fa per te. Olè, come sempre, spero di averti dato qualche idea. Se avrai altre domande, sarò felice di risponderti qui, su Instagram, su Facebook, su qualunque altro canale. E nel frattempo, buona scelta!